Io però, ora sto zitto, passo la parola a Francesco Tassi, che farà piacere anche sentire tutti voi, e raccontaci un pochino questa ricerca. Ecco, le date della vita di Padre Pio, appunto, sono la nascita, che è il 1 gennaio 99, l'899, e poi la fuga, l'adolescenza passata a Giuncarico, cioè nella stazione di Giuncarico, l'adolescenza, l'infanzia, la prima adolescenza, poi una prima fuga a Roma per cercare di andare in guerra, quando lui aveva appena 17 anni, fu piuttosto rimandato indietro perché era minorenne, e riportato da Roma qui a Giuncarico dal padre, e poi tornò in guerra come ufficiale e poi con grandi meriti di guerra, perché fece delle azioni eroiche molto particolari, anche se per lui sembra, da come te racconta, sembrano così passeggiate, ma in effetti ebbe due azioni di guerra. Una viene raccontata che davvero, insomma, li fecero salvando persone su persone, non solo, ma conquistando la posizione. Quindi prese queste due medaglie d'argento che dovevano essere d'oro, quindi era repubblicano, quindi era regime monarchico, non gli dava certo due medaglie d'oro. E poi due croci di guerra, quella inglese e quella francese. Poi dopo fu il primo oppositore, e aveva già capito prima, cioè repubblicano, già fin dalla comprensione, diciamo così, della vita, perché Mazziniano credo sia diventato durante il periodo degli studi. A 16 anni. A 16 anni, quindi anticipa molto i tempi di senso. E poi, vabbè, diventa parte dell'attività sociale della loggia, che allora è molto importante perché chiaramente era una situazione di contrasto al fascismo, momento, e da lì esce fuori anche come oppositore quasi solitario, anche se c'era un gruppo davanti a Palazzo Venezia quando parlava Mussolini. Proprio un personaggio di, come posso dire, che serve un suo talento, una sua ispirazione, quasi una sua vocazione. Cioè io l'ho seguito nella storia, perché anche se non l'avevo, conoscevo un po', perché parte della sua vita coincide anche con la mia, però in quel periodo io ero meno attento alla politica, ma soprattutto quando, io sono attento, sono più attento, sfuma questa figura nel programma politico italiano. Sappiamo poi a un certo punto fu accusato anche di cose assurde, veramente a chi lo conosce da dentro non si capisce perché l'abbiano accusato di tanto, era talmente coerente con se stesso, anche durante la guerra, che poi noi faremo vedere nello spettacolo. Durante la guerra lui è solo valoroso durante la guerra civile spagnola, che lui comanda una brigata chiamata dai fratelli Rossè, da Carlo Rosselli, a comandare questa brigata con Garibaldi, ma lui è anche indulgente, cioè lui quando deve uccidere, voglio dire, il fascista che cade prigioniero lo salva. Cioè, quindi è a me piace proprio questo, perché è dovrebbe essere considerato un esempio di cittadino che onora naturalmente la patria, la libertà, eccetera, ma quando c'è anche da, non nel guerrafondaio, che una volta che si trova di fronte a un nemico che può anche, come dire, dopo averlo sconfitto, può in qualche modo salvarlo e salvargli la vita, lo fa. Questo è per me la grande, cioè la caratteristica di questo personaggio. Ha
valore, è generoso e poi anche diciamo così senza troppe vanterie, non è uno che si vanta di quello che è politico, è il politico secondo me ideale, dovrebbe essere un politico che fa esperienza nella vita, vive le esperienze anche più difficili e quando si dedica alla politica lo fa per interesse dei cittadini, questo è fondamentale, perché anche viene anche detto, noi citiamo anche proprio un sia un testo di Mazzini, sia un testo di Cicerone, dove si parla del politico che fa politica per dedicarsi ai cittadini, non per interessi personali. Pensate quanto siamo lontani dalla politica di oggi, che è diventato uno spezzatino di interessi personali, di competizioni giornaliere fra quello e quell'altro, come se fosse diventata la vita quotidiana, invece una politica di ampio respiro, come dire, che fa vivere i cittadini un momento di idealità, di bellezza, eccetera. Niente, io volevo soltanto dire che noi abbiamo lavorato su questo personaggio, portandolo fino alla fine del regime fascista, quindi alla proclamazione della Repubblica, di cui mi ha detto appunto Paolo, è un padre fondatore, e l'abbiamo colto in quel periodo lì, in quel periodo. Noi, il lavoro che ho fatto io, perché per questo lo voglio portare avanti, perché anche in questo nuovo io inserirò altri elementi del lavoro su Guacciardi, anche creativi. Cioè il personaggio deve essere presentato anche ai giovani come un esempio di coerenza, di coraggio, ma anche di umanità. Cioè questo è, tant'è vero che io, se ce la farò, tutto dipende dalle disponibilità che potrò sollecitare dal punto di vista presso gli enti locali, presso il vari sponsor, eccetera, eccetera, insomma. Ma vorrei intanto farlo vedere ai giovani in questo discorso in questo 31 ottobre, infatti organizzo la mattina alle 11 una scolastica e ci porto i ragazzi delle scuole medie superiori, fra l'altro un gruppo di ragazzi sono venuti anche a Roma a vedere lo spettacolo alla Sala della Regina a Montecitorio, un gruppo di Grosseto l'abbiamo portati e sono rimasti colpiti non solo dalla bellezza, la verde del palazzo di Montecitorio, ma ho visto che erano molto attenti anche proprio allo spettacolo che abbiamo fatto su Panciano. E chiaramente obbligati anche una professoressa che ha fatto una lezione di storia, eccetera. Però questa è la storia della Maremma e dell'Italia, perché la Maremma è coincide con l'Italia un periodo. E poi ho messo, diciamo così, un po' a lavorare questi operatori di Grosseto per anche ispirato da perché lui non lo dice, ma Paolo mi ha ispirato questo lavoro, cioè loro fra l'altro hanno sostenuto anche la prima iniziativa che abbiamo fatto alla Aurelia Antica, quindi sia lui che anche l'amico Veschi l'abbiamo messa abbiamo dato questo riconoscimento anche nell'esposizione, nei comunicati stampa, perché io tengo molto quando uno mi dà l'idea sia di uno spettacolo come questo che è realistico, reale, vissuto da una persona che viene portata sulla scena nella realtà, ma ci tengo molto a dare a Cesare quello che è di Cesare. Cioè, io non lo conoscevo prima a Charlie, l'ho conosciuto dalla storia e questo mi dà la possibilità di dire i nostri collaboratori, che ce ne sono stati anche altri, però tanto quelli che sono qui, Maria Del Vecchio che è giornalista e scrittrice, che ha scritto poi qualcosa anche lei a proposito del suo rapporto proprio creativo con Panciardi, perché lei ha scritto un testo su Panciardi, che è la scena che ha vissuto Panciardi con Marta Gellorn la sera, la notte in cui restarono da soli,
nel bosco, lontani dall'accampamento, non riuscivano a ritrovare Simba, che si è andata così, cioè che non si orientavano, e lei ha scritto questa scena in cui loro parlano, quindi ma giornalista, futura compagna di Hemingway, bellissima donna, bionda, eccetera, eccetera, e Randolph. E poi ha scritto anche una cosa, ha ipotizzato anche un passaggio di lettere epistolare fra Carlo Rosselli, che era l'eroe, uno dei due fratelli Rosselli, e anche lui, voglio dire, era continuamente antifascista, dei più grandi, eccetera, e Randolfo. Davide Braglia, lui addirittura ha scritto anche una canzone. Questo significa, cioè, tutti, sia lei, Maria, sia Davide, l'hanno conosciuto la storia, non l'ho conosciuto io. Hanno studiato i personaggi, ne abbiamo parlato, hanno letto delle cose e poi Davide ha scritto una canzone che poi l'abbiamo fatto interpretare da una cantante di Valentina Cannavacciuolo, che la interpreterà poi anche all'Industria. E poi, scrivere queste cose significa portare un po', voglio dire, essere ispirati creativamente da un personaggio. Se non c'era nella storia, cioè non c'era questa ispirazione, loro non scrivevano. Che scrivevano? Hanno scritto perché sono stati ispirati da qualcosa di bello, di importante che ha fatto il gruppo. E poi anche grazie a Malberti, che praticamente è quello che, diciamo, ha interpretato il diario di grazie a Malberti, si è messo in fondo il lui è modesto. Ci sta anche più comoda ragione, ti chiedeva per alzarti. Io soltanto interpretato no, gusti creativi. Interpretato è un doppiatore, è un insomma, fa questa attività di doppiaggio, è anche architetto, ogni tanto fa qualche progetto da architettonico, quando lo pagano. Però ecco, questo è il, soprattutto loro hanno insieme sulla scena presentato un personaggio che io vorrei proprio un po' mitizzare, ma non per chissà quale motivo, ma semplicemente perché vorrei dare come esempio ai giovani della Marevi, se possibile anche a Torri, che c'è anche la possibilità di portare a Torri.